Finalmente sentiamo voci che ci fanno prevedere che presto torneremo alla normalità, mi pare di poterlo dire. Finalmente capiamo che con il governo in grande difficoltà potremo ricominciare a fare quello che facevamo prima. E quindi, per quello che riguarda il mio compito di sindaco a Sutri, ritornare a parlare di una città che ha bisogno di turismo e che di quello vive, che fino al limite di questa epidemia ha avuto una grande festa con caffeina che ha portato benessere a molti e al di là delle polemiche è stato comunque molto efficace quel festival per attrarre quasi 50.000 persone nella stagione invernale. Adesso si apre quella primaverile e poi quella estiva, in una città bellissima come Sutri. Io, dopo le polemiche con l'opposizione, devo indicare che in tutti i luoghi l'opposizione e la maggioranza sono state insieme per il bene dei cittadini. Non è accaduto così a Sutri, per una naturale pulsione di contrasti, di polemiche, di famiglie. E però Dio ha voluto di più per Sutri, perché nonostante le polemiche che continuano anche contro di me, immotivatamente, e nonostante quello che io ho tentato per tenere in piedi comunque una buona amministrazione, la città non ha un solo contagiato. Quando riapriremo, saremo tra le non poche, spero, città che sono uscite indenni. Quindi non potevamo fare di più, ma non perché abbiamo fatto più di quello che la provvidenza ha voluto, perché abbiamo fatto semplicemente le cose giuste, che erano indicate dal governo e che abbiamo seguito letteralmente. Non c'era autonomia locale se non per fare qualche follia che non abbiamo fatto. E quindi tutto quello che i cittadini hanno sentito e che il comune, l'amministrazione ha proposto è stata una interpretazione, un prolungamento delle iniziative chieste dal governo. In tutto questo, quindi, dovremmo essere doppiamente felici perché usciamo da una situazione tragica per molti senza che quella tragedia abbia riguardato Sutri. Dovremmo essere doppiamente felici perché riprende la vita in un luogo dove tutto è rimasto fermo, nella protezione degli dèi o di Dio. Ora vedo invece che le polemiche non vogliono finire e che naturalmente non hanno. È facile, avendo una persona così conosciuta come sindaco, attribuire anche a me responsabilità. Io sono stato sempre collegato con quella giusta distanza che le prescrizioni chiedevano. Ho visto l'attività formidabile del vice sindaco Lillo Di Mauro e degli assessori, tutti esemplari, da Giulia Cacchiarelli alla brava assessore al turismo Claudia Mercuri, a Proietti, Stefano Proietti, un uomo placido, ma preciso e capace e molto ben informato. Ebbene, tutti loro hanno lavorato per il risultato di poter dire di Sutri libera et immunis, libera e immune dal male. Quando tutto sarà finito, potremo dire che tutto quello che giorno per giorno è stato fatto, i fondi distribuiti, i 70 milioni, i 70 mila euro arrivati, magari ci fossero ancora le lire, arrivati per distribuirli ai cittadini più poveri. Sono stati fatti tutti in assoluta regolarità e chiedendo anche a quelli che avevano di più di poter contribuire in maniera assolutamente. Tutto questo come può generare polemiche e perché? E va da aggiunto che il destino ha aiutato la città anche prima che essa resistesse al virus. Sono stati stanziati dal Ministero delle Infrastrutture 2 milioni e mezzo di euro per la montagna sacra, per la Rupe. E tanto siamo stati attivi che li abbiamo portati quasi a 3 milioni. Quindi chi contesta me o contesta Lillo Di Mauro dimentica che attraverso le segnalazioni di un consigliere regionale che si chiama Pannunzi sono arrivati a quattro comuni che sono Acquapendente, Civita Castellana, Sutri e Tarquinia. Danari nella misura di 400.000 euro per la messa in sicurezza del movimento franoso della Rupe. Tutto questo è avvenuto ai primi di gennaio e quello stanziamento c'è.
Quindi abbiamo lavorato per avere danari per salvare il luogo meraviglioso, che è quello che protegge la città, che è la montagna sacra, che è il luogo della necropoli, del Mitreo, dell'anfiteatro, la bellezza luminosa di Sutri. E dunque, che cosa dovevamo fare che non abbiamo fatto? E cosa può lamentare una vaga e vana opposizione? Vedo che adesso si allinea, fuori dalle sue competenze, anche un giornalista della RAI, al giornale RAI, io lavoro, si chiama Giuseppe Carrisi, al quale evidentemente devo stare antipatico, perché forse ignorando queste cose e avendo fatto attività di beneficenza che non dovrebbe fare il Comune, ma che anche il Comune ha voluto per quelli che sono disponibili a dare, oltre ai soldi che gli enti pubblici, dalla Regione allo Stato, hanno garantito al Comune e che già sono stati distribuiti. Ma naturalmente la solidarietà viene rimproverata. Non solo non si ringrazia il cielo di essere una città senza contagi, ma si vuole vivere nella pena, nella pressione negativa di morti che sono stati altrove, non essendo compiaciuti di quello che è accaduto, buona o cattiva amministrazione, ma con un'amministrazione che ha funzionato perché tutto fosse garantito ai cittadini. E allora mi pare singolare che il signor Carrisi, se a tutto questo aggiungiamo la sventura di avere un sindaco, perché quale sarebbe l'avventura del Comune di Roma di avere un sindaco che non sono io, o dei sindaci della Tuscia, che vorrei sapere cosa hanno fatto più di quello che ho fatto io e con me Lillo Di Mauro, che oltre a essere anch'egli latitante di che cosa? Chiunque è stato latitante in questo periodo, nel senso che si è distanti da ogni cittadino e si agisce in, come dire, a distanza, da remoto, come si dice, magari di tanto in tanto, dategli notizie su come vanno le cose nella sua amata Sutri. Vanno bene anche grazie a me, che quella Sutri ho voluto diventasse ed è diventata uno dei borghi più belli d'Italia e oggi anche uno dei borghi più sani d'Italia, caro signor Carrisi. Vorrei sapere di cosa si lamenta e quale sindaco avrebbe voluto per fare che cosa che non sia stato fatto, più che avere una città totalmente sana. Egli, latitante, di fronte a migliaia e migliaia di morti, incita alla disobbedienza civile. No, io ho indicato la libertà di pensiero e mi sono anche scusato quando alcuni virologi hanno detto le stesse cose che io ho condiviso, essere questa una situazione grave, ma non una epidemia, ne vedremo poi i dati finali, e poco più che un'influenza rispetto agli effetti, cosa che non io ho detto, ma il 9 marzo un grande virologo come Bassetti, una grande virologa come la Gismondo, quindi io non ho fatto altro che accettare quella posizione. Non ho in alcun modo incitato la disobbedienza civile, ho detto uscite, come l'ha detto Zingaretti, come l'ha detto il sindaco Sa, quando i dati ci rassicuravano su quello che sarebbe capitato, che invece è stato diverso, ammesso che questa diversità sia riconosciuta quando vedremo come è stato il decorso reale e se non fosse più giusto limitare le sanzioni ad alcune sanzioni giuste, ad alcune aree colpite come la Lombardia. Ma perché a Sutri o perché in Umbria, dove ci sono 870.000 abitanti e in 3 mesi solo 41 morti? E ci sono 1.020 o 30 contagiati a fronte di 15.000 tamponi, quindi ci sono alcune regioni che hanno avuto una patologia rispetto ai morti assolutamente ordinaria e che non ha nulla a che fare con la tragedia che si è indicata, così si può dire per Sutri. Quindi state in casa finché ve lo chiedono, ma non vivete nella condizione di vittime, ci siamo difesi. Naturalmente io avrei incitato alla disobbedienza civile senza che questo signor Carrisi tenga conto, avendo scritto il 1 aprile, che mi sono scusato ben presto, se ho per caso detto qualcosa di inopportuno, ma ho anche ribadito che ho detto sempre e soltanto in merito a dati che avevo ricevuto e che mi sembravano confortanti. Oggi possiamo dire che sono stati sconfortanti invece e che in molti casi c'è stata una situazione drammatica, ma questo non riguarda 175 comuni del Lazio in cui la situazione è molto diversa dalla Lombardia e non riguarda Sutri. Beh, allora non c'è che un'unica conclusione, dice il signor Carrisi, siamo in mano a dilettanti allo sbaraglio. È probabile,
È probabile che io sia dilettante rispetto a questioni mediche, ma un paese non vive solo di emergenze sanitarie, non vive soltanto di sopravvivenza in tempi difficili, vive anche di bellezza. E per questo credo che io sia tutto meno che un dilettante e che la città di Sutri possa contare su di me perché faccia sapere nel mondo la sua bellezza, la sua grandezza e la sua sanità. Caro signor Carrini, o quello che sia. Addio.